profondo da Gilardino, arriva Maresca! Maresca riporta in vantaggio il Palermo, 2-1 al minuto 51, è di nuovo avanti il Palermo che vuole salvarsi. Va al cross Rispoli sul secondo palo, Alberto Gilardino, 3-1 del Palermo sul Verona al minuto 64, 10 gol in campionato, la salvezza è sempre più vicina. Ma al 25esimo passa il Latina, azione insistita di Scaglia quasi sul fondo, cross al centro su cui interviene la disperata Sampierisi, traversa a ribadire in rete, ci pensa Paponi, 1-0 per il Latina. Una squadra con più motivazione rispetto a quella biancorossa che ha dovuto rinunciare in apertura a Delia e ha dovuto schierare dall'inizio Ligi sulla fascia sinistra. Rivediamo l'azione di Scaglia, il cross verso il centro, il tentativo disperato di San Pietro. Jorge è espulso per doppia ammonizione, la gara si sblocca dopo il riposo, dopo due minuti vantaggiato riporta avanti gli Amaranto sul ripiano della sezione di Empoli. Il Cesena vuole fare valere il fattore campo al quinto, già in vantaggio il padrone di casa Falco fa correre Ragusa sulla destra, il fantasista messinese entra in area e porta Como with the ball again, Daniel Bessa into Ganza. Ganza with the shot and it's here is the replay, free kick from Bessa, then Josa with the header beating Leandro Cicizzola. This is his second. Bessa and Piccolo. Bessa passes for Ganza. Ganza. Ganza with a shot deflection and it's 3-0. Fine del fuorigioco, l'uruguaiano non aggancia benissimo, ma poi all'ultimo istante allunga il piede e salta con la punta il portiere Rossi. L'estremo difensore lo butta giù, calcio di rigore ed espulsione per il classe 86. Inutili le proteste da parte dei giallorossi vicentini. Dal dischetto si presenta Davide Moscardelli che batte spiazzando il neo entrato Costa e siglando già tutte le sue qualità, compiendo una magia. Sombrero a saltare due avversari, dribbling su un altro difensore, 0, gran triangolo fra i due. Non c'è più tempo e Lecce vince e passa il turno convincendo soprattutto nel secondo tempo. Fue fundamental. 28 minutos de la parte complementaria. Escapa Gurri. Federico va por el medio y el gol de Federico Rodríguez. Décimo tanto en este campeonato uruguayo. Una de las figuras del equipo. Buen plantel Boston. Había ingresado a Mauro Vila. Como el otro día en el Paladino. Bien Federico, bien Gurri. Er hat auch viel erlebt hat in den letzten vier Jahren und das spürt man bei den Leuten und das spürt man natürlich auch, wenn man dann noch ein paar Minuten kriegt. Und ich glaube ja, so ist der aktive Abschnitt getan.